per plastica? Pennarello indelebile nero? Feltro di colore nero e bianco? Immagine stampata di Batsmaru e dei suoi occhi. Per creare il nostro astuccio di Batsmaru, prendiamo una bottiglia di plastica e con l'aiuto di un adulto usiamo un taglierino per incidere e rimuovere le due estremità, così. Stampiamo il file che troviamo nella descrizione del video. L'inconfondibile sagoma di Batsmaru e i suoi occhi. Usiamo la sagoma per ricalcare sul feltro di colore nero la silhouette di Batsmaru. Ritagliamo anche un rettangolo di feltro nero di queste dimensioni. Utilizziamo invece il feltro di colore bianco per creare degli occhi, sempre grazie alle immagini che abbiamo stampato. Creiamo con il feltro bianco due cerchi dello stesso diametro della bottiglia, così. Applichiamo la colla sulla sagoma di Batsmaru e appoggiamola sul cerchio bianco. Chiudiamo con della colla il rettangolo di feltro nero che avevamo ritagliato in precedenza sulla bottiglia. Attacchiamo anche un cerchio bianco creato in precedenza alla base del nostro astuccio. Poniamo della colla sul fianco del nostro astuccio e fissiamo entrambi gli occhi che avevamo preparato. Con il pennarello indelebile creiamo le pupille. Ritagliamo dal feltro nero la cresta di Batsmaru prendendo spunto dall'immagine in descrizione e incolliamola sul corpo del nostro astuccio. Infine, prendiamo il cordino di colore arancione e leghiamo l'apertura di feltro. Il nostro astuccio è pronto! Possiamo metterci dentro ciò che vogliamo! Sono certa che il nostro Batsmaru lo riempirebbe con tutto l'occorrente per i